qual è il suo pensiero sulla Milano del futuro? Milano è la nostra città, è un grande amore, è una città che deve evitare il peccato capitale dell'arroganza e il peccato capitale della nostalgia. Quindi la sfida del futuro è una sfida particolarmente intrigante per la Milano di oggi, perché deve essere un futuro allegro, bello, inclusivo, che alle volte non sembra alla portata di mano. E quindi pensare alla Milano del futuro significa pensare a un lavoro collettivo e a un lavoro che sa di speranza, un lavoro per Milano. Con pensiero anche su Urbano Cairo, che oggi è stato premiato dal Centro Studi Grande Milano. Un imprenditore che sta lasciando un segno in tanti campi del nostro paese, dai campi media a quelli sportivi. Un milanese di formazione, di affermazione e di aspirazione. Un premio in linea con lo spirito del Centro Studi Grande Milano, che è un premio carico di valori, carico di aspettative e che carica chi lo riceve di responsabilità. Qual è il suo pensiero sulla Milano del futuro? Ma questa è una città che in questi anni è cambiata tantissimo, ha avuto anche tante difficoltà, si è risollevata da queste difficoltà e ora deve diventare ancora più grande. Ci sono tanti investimenti, tanta attenzione per Milano, tante cose che ancora possono crescere e questa città deve sapere onorare anche, senza dubbio, con una buona amministrazione, con tanti investimenti, il fatto di essere una capitale economica europea. Andiamo oltre naturalmente i confini nazionali. Io ho sempre pensato che Milano sia la città ideale in potenza, perché è al centro dell'Europa ma porta con sé tutta la cultura di accoglienza e di inclusività dell'Italia. Ecco, dobbiamo trovare un buon equilibrio tra queste due voci. E le chiedo un pensiero anche per Urbano Cairo, che oggi è stato premiato dal Centro Studi Grande Milano. Conosco il dottor Cairo da tanti anni e devo dire che il suo è un percorso molto italiano, perché ha costruito con le sue forze una capacità imprenditoriale che tutti ammiriamo, e gli auguro davvero ancora di fare tantissima strada perché la merita. Qual è il suo pensiero sulla Milano del futuro? Ma sulla falsa riga di quello che è stato il percorso in questi anni, in questi decenni, una città che è un punto di riferimento per la nostra Europa, non solo dal punto di vista storico e culturale, economico, ma anche in termini di innovazione, sostenibilità, ma soprattutto direi innovazione, perché Milano rappresenta veramente il futuro nella sua proiezione da tutti i punti di vista, e quindi l'orgoglio di essere milanese. Da una grande Guglia a un'altra grande Guglia, oggi è stato premiato Urbano Cairo dal Centro Studi Grande Milano. Sono molto orgoglioso, perché Urbano si merita questo riconoscimento da milanese dog qual è, da uomo dell'impresa, da uomo della managerialità prima, da uomo anche di sport, perché comunque ha preso le redini di una società gloriosa come il Torino, e quindi un plauso particolare da parte mia, da tutto il mondo dello sport, da milanesi e da tutti coloro i quali in lui chiaramente vedono un punto di riferimento che attraverso la sua carriera ha dimostrato con i fatti di poter raggiungere anche mete magari utopistiche all'inizio. Qual è il suo pensiero per la Milano del futuro? Abbiamo tante cose, uno giovani, tanti, perché abbiamo ovviamente ottime scuole, dobbiamo accogliere, ci sono oltre 220.000 persone giovani che ogni anno vengono qui per i loro studi, per cui abbiamo un tema di ovviamente spazi, abbiamo un tema di servizi, è una delle cose basiche, perché da qui in su poi partiamo a dire che cosa faremo con questo materiale umano. È un pensiero anche per Urbano Cairo, che oggi è stato premiato dal Centro Studi Grande Milano. È una grande Guglia, grande, merita tutto quello che ovviamente stiamo pensando di bene per lui, ha fatto tanto, farà tanto, ha all'interno dei suoi asset alcuni patrimoni che sono importantissimi per noi, per cui un orgoglio che ne abbia tanta cura e che faccia lo stesso bene che ha fatto adesso anche per i prossimi anni. Qual è il suo pensiero per la Milano del futuro? Allora,
Milano ha questa caratteristica polivalente, credo che già quando anche gli Sforza hanno fatto arrivare Leonardo, Bramante, Paccioli, vabbè, tante altre persone del mondo della scienza, dell'arte, e questa cultura un po' mixta, bella, creativa, e penso che forse non so se è stato, io non sono, amo Milano e vengo nel fine settimana, nel weekend, faccio il contrario dei milanesi, quando i milanesi arrivano io vanno via, io arrivo, però Milano ha questo, ha questa cosa varia, no? È bellissima e quindi estremamente motivante, no? È come rinasce ogni giorno. Quindi nel mio piccolo il desiderio è che continui a essere così, che torni a essere così, ancora se vuoi più rinascimentale, ecco, questo spirito rinascimentale. È un pensiero anche per Urbano Cairo, che oggi è stato premiato dal Centro Studi Grande Milano. No, non lo conosco direttamente, però conosco il suo lavoro e so che è un grandissimo lavoratore, proprio una persona creativa, seria, disciplinata, e quindi auguri, auguri, auguri.